Buongiorno, il versetto su cui voglio riflettere insieme a voi questa mattina si trova in 2 Corinzi 12:10, che dice: per questo mi compiaccio, in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per l'amor di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Ebbene sì, hai capito bene. La parola di Dio dice che dobbiamo essere felici e mostrare gioia in tutte queste circostanze obiettivamente non piacevoli. E pensiamoci bene, in un mondo dove siamo circondati da odio, è inevitabile trovare debolezze, ingiurie, persecuzioni ed angustie. E quando amiamo Dio e quando professiamo la voglia di un mondo che sia modificato dall'amore verso gli altri, la sofferenza che proviamo è ancora più grande. Investiamo tanto e riceviamo solo amare delusioni. L'Apostolo Paolo ci invita a sfruttare questa debolezza per rafforzare ancora di più la nostra fede. Ed allora ne usciremo ancora più forti. Sostanzialmente Paolo sta citando la lettera Matteo 5, 11 e 12, che appunto dice: beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. E questo testo, secondo me, dà ancora più valore al testo di Paolo, perché sta dicendo che tutte queste lotte e delusioni che subiamo non le subiamo appunto per nulla, ma da queste cose vediamo ancora di più la potenza di Dio su questa terra, perché ci dà un premio nei cieli. Ed uso appunto il presente perché è il tempo verbale che usa il testo in Matteo. Non dice il vostro premio sarà grande nei cieli, ma è grande. Il nostro premio è già ora pronto, ed un giorno saremo felici di vedere che aggrapparci all'amore di Dio è la cosa più bella che abbiamo fatto nella nostra vita. Adesso ti invito a chiudere gli occhi. Immagina un cielo nuvoloso che copre il sole. A volte, mentre le nuvole si spostano, si vede un piccolo raggio di sole che attraversa completamente la nuvola. Ecco, la potenza di Dio mostra questo. Nonostante gli annebbiamenti che potremmo avere nella nostra vita, Dio ci libererà e mostrerà la sua potenza. È un mondo difficile, questo lo sappiamo, ma con Dio siamo ancora più forti di quanto possiamo immaginare. Che Dio ti benedica e buona giornata.